In sintesi, che cosa è stato fatto in questo ulteriore anno? Beh, cosa è stato fatto in questo ulteriore anno? È stata fatta un'attività imponente di messa in sicurezza che è assolutamente preliminare a ogni attività di ricostruzione fisica. Poi è stata fatta un'attività di progettazione da parte di tantissimi soggetti privati e pubblici, di progettazione che non era solamente riparare il danno, ma era intervenire sulla, diciamo così, su quelle che sono i rafforzamenti antisismici, quindi sulle parti strutturali. Quindi una progettazione di qualità che ha anche voluto in qualche maniera esaltare gli aspetti magari che possono riguardare l'efficienza energetica. Quindi abbiamo preteso alcune cose che lo Stato pagherà ovviamente ai cittadini aquilani, e in questo senso si è stata fatta un'attività di grandissima progettazione. Tenga conto che la ricostruzione del centro storico durerà, secondo tutti, insomma, se saremo bravi tutti, durerà circa 10 anni, e naturalmente questo è il primo anno, e naturalmente una ricostruzione comincia con la messa in sicurezza di tutti gli edifici, che è stato fatto un lavoro incredibile, e con la progettazione di qualità di quelli che poi saranno gli interventi che verranno effettuati. E tenga conto che questi interventi saranno effettuati dai privati stessi, che sceglieranno le imprese e che sceglieranno i professionisti, che hanno già scelto i professionisti, per la verità. C'è contratto tra il Comune e la Regione, questo rischio di andare alla ricostruzione? Non c'è contrasto tra il Comune e la Regione. La Regione non ha compiti specifici. Ce l'ha il commissario di governo, in questo caso coincide con il presidente della regione. I comuni hanno il compito più importante e più difficile, cioè quello di essere soggetti attuatori, di fare i piani di ricostruzione dei centri storici. Cioè i piani di ricostruzione dei centri storici danno trasparenza, danno qualità, si evidenzia la qualità artistica, architettonica ed urbanistica, possono essere il luogo di dibattito e di confronto con la cittadinanza. In assenza dei piani di ricostruzione è difficile immaginare quella che può essere la vocazione, quella che può essere la strategia futura di una città che vuole ricostruirsi più forte e più bella di prima. Secondo me questa è la cosa più importante. Nel frattempo sono stati fatti 11.000 cantieri all'Aquila, le persone sono moltissime, sono rientrate dagli alberghi nelle loro abitazioni, moltissime sono rientrate, non hanno più diritto al contributo autonoma sistemazione, e la popolazione aquilana non è diminuita. La popolazione aquilana era di 75.000 abitanti prima del terremoto e oggi 700 unità in meno. Gli universitari all'Aquila erano 25.000 prima del terremoto, adesso ne sono 23.000. Gli studenti delle scuole inferiori erano 17.000, adesso sono 17.000. Questo significa che la ricostruzione sta andando avanti, ma con i tempi necessari. Non potevamo fare in 10 anni, in un anno, quello che invece sappiamo già tutti sarà fatto in 10.